Amici del Cresta Traditional, ciao a tutti, ben ritrovati. Sono in accappatoio. Yes, dopo la doccia di solito ci si mette l'accappatoio, ma ho un motivo in più per fare il video in accappatoio. C'è un motivo in più, ben fondato, dalle sensazioni che questo sapone mi ha lasciato. Pereiras, prodotto portoghese, plastica. Tappo in alluminio, sapone vegetale. Jonathan Pereira era un noto chimico portoghese che ha realizzato questa formula, che ripeto è vegetale, e è una profumazione agrumata, è ora dell'agrume, è ora del fresco. Carbone attivo, con carbone attivo. Citrus la fragranza, quindi immaginate l'agrumato, però guardate, sapone nero con carbone attivo. Ecco perché l'accappatoio. Ho la sensazione di essere uscito dalle terme. Non è una cosa campata lì, è una mia sensazione dopo aver fatto la rasatura. In testa mi sento uscito dalle terme, da una giornata alle terme. Sì, è così. Questa è la mia sensazione. Prodotto con oli naturali, senza grassi animali, quindi è tutto naturale. Particolare, mi è piaciuto, ma la provo in viso innanzi a voi, come sempre. Aftershave Francia, Verdoise. Questa qua è un'altra profumazione che secondo me si può tranquillamente abbinare anche questo con prodotti, ecco, fragranza fresca, agrumata, acquatica e soprattutto, sottolineo, non chimica, non quel sentore chimico favoloso Verdoise. Vi consiglierei di prenderlo in considerazione, provatelo, tanto è anche economico. Devo mettere gli occhiali come sempre. Eccolo qua, Citron Caviar. Quindi ci si abbina benissimo a questo sapone. Fedelissimo stiletto armato di Astra Blu e arrivo al clou. Io l'avevo niente, ogni tanto mi inceppo, non ce la faccio. Io l'avevo preannunciato, ve l'avevo detto che so resistere a tutto, probabilmente all'Oscar Wilde, tranne che alle tentazioni. E ho dovuto prenderlo perché quando è una cosa nella testa, almeno io parlo per me, quando è una cosa nella testa che lo prendo, non lo prendo, mi cazzo quanto mi piace, mi è partita una parolaccia, pazienza. Mi piace, mi piace, mi piace, l'ho preso. Boh, l'ho preso, ve lo dico, l'ho preso, Pantarei. Ortigia. Manciuria. Pronti, partenza, via. Se non è classe, eleganza, finezza, raffinatezza, un pennello del genere, veramente, non so più altro, non so più che aggettivo utilizzare. Questo, a mio gusto, batte anche l'Etna, ma è un mio gusto, personalissimo. Ve lo faccio vedere bene perché non potevo esimermi nel comprarlo, tanto ce l'avevo qua nella testa che frullava da un po', ma mentre mi sbarbo vi racconto la famosa mattina cosa è successo al lavoro. Allora, velocemente, bagnata al viso e vado a prelevare il sapone. Una mattina mi
Mi reco al lavoro, come tutti i giorni, chiaramente. Lascio il mio zaino in ufficio e mi dirigo a salutare il mitico Jobs che, oltre ad essere un grande amico, è anche un mio collega. Non lavora chiaramente insieme a me, ma lavora nel grossissimo, enorme stabilimento nel quale lavoriamo e vado a, come di consuetudine, a salutarlo, a trovarlo sul suo posto di lavoro. E la frase è sempre questa: appena prima di dire ciao, saponi ne abbiamo perché lui è un grande appassionato, ma penso più di me, perché riesce sempre ad avere più di me. Lui ha sempre più di me, ha sempre le novità, è sempre un passo avanti, one step beyond, è sempre un passo avanti. Perché? Perché ha un vero interesse, una vera passione, ha questo vero hobby a cui teniamo particolarmente insieme. E viaggiamo su binari, diciamo, paralleli. Quindi, saponi ne abbiamo prima del ciao e iniziamo i nostri scambi opinionistici sul wet shaving. Quella mattina gli dico: guarda, Jobs, ho ortigia che mi frulla da un po' di giorni nella testa, è il Manchurian che ho già provato, è il miglior pennello che abbia mai utilizzato. Nel mio percorso di 5 anni, 4-5 anni, e ho detto: guarda, te lo faccio vedere, guarda che colorazione l'ortigia che ha. Mi guarda, tutto ciò alle 8 del mattino, mi guarda, tira fuori il portafoglio, ordinamelo. Ok, va bene, ordinamelo. Ci ha pensato 4 secondi netti, vabbè, quindi ha di conseguenza convinto anche me che ero super deciso già a prenderlo. Mando un messaggio al produttore, dico: Alessandro, per caso hai due pennelli disponibili? Sì. Bene, ti faccio subito il bonifico e voilà. E così abbiamo quella mattina, prima di iniziare a guadagnarci la giornata lavorativa, abbiamo già speso l'equivalente, va bene, ma con gran piacere. E così è andato l'acquisto di ortigia, bellissimo pennello. Allora, vedete che ho prelevato il sop a questo colore grigiastro, chiaramente. Andiamo a vedere un attimino come sviluppa in viso. Ah, e così ci siamo auto influenzati. No, vabbè, ma siamo persone molto decise. Noi non meniamo il can per l'aia, cioè non la meniamo. Quando vogliamo una cosa siamo parecchio decisi, ci pensiamo giusto qualche secondo. E poi agiamo, noi abbiamo un pensiero, una filosofia tutta, diciamo, tutta nostra, particolare. Noi, se possiamo fare una cosa, la facciamo, viviamo ogni giorno, non dico come fosse l'ultimo, ma diciamo che se possiamo fare una cosa non diciamo mai di no. Il pennello in meno, perché se parte l'aperitivo con Jobs, finisce in tragedia, cioè è una roba allucinante. Ma proprio in senso qualitativo, non sì, c'è anche la quantità, però la qualità è sempre eccelsa, quindi non si bada mai a spese. È così, vabbè, entrambi siamo senza figli, quindi diciamo che dobbiamo badare a noi stessi, punto. Quindi chiaramente possiamo ragionarcela così. E niente, sulla rasatura idem, quindi vabbè. Però è sempre piacevole discutere con lui a prescindere dagli acquisti, perché diciamo che riflettiamo in maniera sempre più oggettiva possibile, serena, e approfondiamo, diciamo, l'argomento. Poi, ragazzi, capita anche magari l'acquisto diciamo non soddisfacente, ma fa parte del gioco, ci mancherebbe, però non è che disperiamo, eh? Non si può sempre fare bingo, ma
e in questo caso io dico che con un pannello così, io almeno, io parlo personalmente, non potevo non averlo. Pensate che l'acquisto dei Pantarei mi ha, tra virgolette, invogliato a vendere tutto il resto tranne i Simpson. Ora, magari enfatizzo, esagero un po', però devo dire che secondo me sono tra i più bei pennelli in circolazione, ma parlo proprio a livello mondiale, per quello che vedo, ecco. Devo ancora oggettivamente provare un Paladin americano, ma arriverò anche lì, perché prima o poi lo sfizio me lo toglierò. Però Pantarei, tanta, tanta, tanta soddisfazione. Allora, vedete che il sapone ha creato questo color fanghiglia da terme, termale. Non so se si possa notare, ma è un grigiastro. Voilà, è già bello idratato. Si sente l'agrume delicato, quindi molto piacevole, non troppo spinto sul limonoso, ecco, proprio equilibrato. Un piacere. Quindi sapete che erroneamente si dice tendenzialmente, ma così è, per gioco, che chi fa video può essere una persona che influenza. Poi a parte che io ho da influenzare proprio nessuno, al massimo t'attacco l'influenza se sono raffreddato. E, però nel mio caso, ecco, il mio vero influencer è Jobs. In silenzio, scambia silenzio nel senso che non ne parla con nessuno a parte me, forse uno, altre barra due persone, due sue conoscenze, due suoi amici, però alla fine è lui che influenza me, e non fa video. Ma a questo interesse, questo hobby, questa passione, questa miscela esplosiva di piacere di scoprire e provare sempre prodotti. In questo caso l'ho influenzato io sul Pantarei, perché poi Jobs è una persona che di me si fida, nel senso, non è che io tutto quello che dico ci mancherebbe, però sa che se gli dico questo è un Manchurian particolare che ho mai provato in vita mia, insomma, mi dà un po' di credito. Poi bello è bello, sa benissimo come lavora Pantarei, insomma, quindi... Qui 10 secondi ci ha pensato e mi ha detto compriamolo. Ma sì, che bello così. Finché ci siamo, godiamo se possiamo. Il nostro motto è sempre quello. Non ne conosciamo altri. Allora, se vi aspettate un sapone americano, no.
se vi aspettate un sapone, diciamo da stile vegetali, tipo, che ne so, tipo i Phoenix Artisan Cancer, no, siamo su un altro pianeta. Qua siamo su un sapone come posso dire, buon sapone, ma piacevole, naturale, è l'unica cosa che magari può non esaudire le aspettative di tanti. Io trovo che abbia questa sorta di caratteristica piacevole di lasciare, non so, la pelle, ripeto, come uscito dalle terme. È una sensazione reale, non sono suggestionato da nulla e non è una cosa che mi invento giusto per dire qualcosa di nuovo, non mi interessa. Non costa poco. Ma lì ognuno deve fare la propria valutazione. Ora, a domanda, giusto per capirci, lo compresti fisso per sempre, ogni volta che lo finisci? Mi piace parecchio, ma no. Ecco. Anche perché non è economico. Io, dunque, a me una cosa che la reputo magari nel mio budget d'acquisto ripetitiva, adesso è proprio una cosa che mi lascia a bocca aperta. Ciò non significa che non funzioni, non vada bene. Badate bene. Spero di essere stato chiaro. Buono, ma ottime sensazioni, ripeto, termali, ma non lo, sicuramente avrei come prodotto sempre presente nel mio bagno, perché è buono, ma preferisco altro, ecco. Io in tutta sincerità una cosa ve la dico. Cosa è spaziale questa sensazione che mi lascia, e la profumazione molto molto equilibrata, elegante. E anche il sapone si sente che non ha quelle fragranze spiccate di chimico. Questa è la piacevole, un'altra piacevolezza. Magari a qualcuno può non piacere questo colore grigiastro, ma ripeto, è un sapone con carbone attivo, quindi è nero. E questa è la conseguenza. Che fragranza, strepitoso. Vado a raccogliere come il mio solito.
l'ultima crema rimasta nel ciuffo. Scusate, ma a questo pennello tengo parecchio, lo sto già sciacquando. Ecco fatto. Sciacquato. Poi lo passerò come sempre. Giusto perché lo faccio qua. Sul asciugamano, sull'accappatoio stesso, vado ad asciugarlo, poi lo metto a testa in giù. Meraviglioso, meraviglioso. Wow. E poi applausi per questo ciuffo. Contropelo. Beh, su stiletto non devo più dire nulla, no? Ho già detto più volte che per me è uno strumento favoloso, versatile e mi regala sempre soddisfazione, sia su barba, quindi su ricrescita, che su una barba un po' più lunga, come questa che avevo. Astra Blu Gran Lametta Stylus. Sì, è forse un sapone che copre poco a differenza di altri, però il risultato è qua. È qua. Bella rasatura. Vediamo se anche in volto ho la sensazione termale come ho avuto in testa, per la testa. Mi sento uscito dalle terme, è inutile, dai, oggi terme, è inutile. Allora, un goccio di Tires, mentre ci siamo, un po' di Witchazel, lo metto sempre volentieri, questo al cucumber, quindi cetriolo. Siamo alle terme, non ti mangi il succo di carota, non ti bevi il succo di carota, ti mangi il cetriolo, no? Vita sana, alimentazione sana alle terme. Ottimo, dai. Sono contento, bella rasatura. Ora capite perché in accappatoio. Perché alle terme si gira in accappatoio. Va bene, sono molto soddisfatto, vado a mettere Berdoues, questa colonia,
molto fresca. Ecco, senti che roba. Delicata, acquatica e agrumata. È un mix paura. Wow. Favoloso. Col sapone si abbina veramente bene. Delicatissima questa fragranza, delicatissima. È un'abbinata secondo me strepitosa, Berdoise e Pereira. Eccolo qui. Abbinata strepitosa. Bene. Io direi che anche oggi ce l'ho fatta. Io vi lascio con l'immagine di Pereiras e Pantarei e direi che non servono più commenti. Per me, in questo bagno, il pennello più bello che ho. Il più bello che ho. Complimenti, veramente. Un'opera d'arte. Un saluto, alla prossima, stay traditional e dalle terme tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!